Si torna a parlare di Manifattura Sud. L'occasione è stata quella del Festival Augusta, organizzato dall'associazione vicina a Difendere Lucca e che per la prima serata ha ospitato il sindaco Mario Pardini, il neo assessore allo sport e alle frazioni Fabio Barzanti e il consigliere delegato al piano operativo Elvio Cecchini. Proprio a quest'ultimo è toccato commentare lo stato dell'arte sui progetti della Manifattura Sud. L'esponente di Lista Civile, dopo essersi rammaricato per la cessione all'asta di 6.000 metri quadri dell'immobile negli ultimi mesi, ha parlato di contatti con Music Innovation Hub, capofila di una serie di realtà che nell'ex edificio produttivo si insedierebbero per un progetto legato alla formazione musicale, ospitando però anche bar, ristoranti e un ostello della catena, Ostello Bello. Dal momento in cui se ne parla, al momento in cui si taglia il nastro, devono passare 3 anni. Si può fare un programma fra 10 anni, perché fra 10 anni cambia il mondo. Quindi 3 anni è il termine minimo. Quindi queste persone, questi ragazzi che erano entusiasti, la prima cosa che hanno detto, dice: bene, ci interessa, ma quando si comincia? E lì Rapaccini, cioè ero io, ma ha guardato me e io mi sono trovato nella condizione di dire una grossa bugia, ma non troppo, perché se dicevo la vera, chiaramente smontavo tutto subito, per cui la convenzione che è stata fatta ha una data, me lo ricordo bene, 30 gennaio 2023. Se entro il 30 gennaio 2023 non c'è lo spiraglio di poter fattivamente andare avanti, salta tutto. Il primo passo, dunque, sarà per la maggioranza intervenire sul piano operativo in via di approvazione. Solo dopo tutti i progetti potrebbero iniziare a vedere davvero forma. Ma anche in questo caso, come era già stato in passato, si chiedono tempi stretti. Sarà la volta buona?